Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Scusate, sento un eco, però. Adesso disattivo l'audio agli altri partecipanti, poi lo attivo dopo, come va? Ok, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Benvenute, benvenuti al panel che abbiamo intitolato La Corte Costituzionale come attore politico nell'Italia, repubblicana. Questo panel, poche parole di introduzione prima di passare agli interventi, alle relazioni. Questo panel si concentra sul ruolo della giustizia costituzionale in alcuni processi di trasformazione nel ventennio all'incirca che va dalla metà tra la fine degli anni 50 e la metà alla fine degli anni 70. Perché? Ora, in questo panel confluisce una riflessione comune, sia pure a partire dai partecipanti, sia pure a partire da percorsi di ricerca e da interessi di ricerca parzialmente anche diversi, che però hanno al fondo un interrogativo comune, e cioè relativo ai rapporti tra società e politica nell'Italia repubblicana. Cioè, ci sembrava opportuno ripensare, complicandolo un po', quel paradigma storiografico che ha individuato nella dialettica e nella contrapposizione tra partiti politici da una parte e movimenti sociali dall'altra, la chiave di volta prevalente nelle dinamiche di mutamento nel paese. Un binomio che forse è troppo rigido, che lascia fuori altri soggetti che non agiscono direttamente sullo scacchiere parlamentare né tantomeno sulle piazze. Ed è proprio il caso della Suprema Corte e della sua dimensione di attore politico. Ora, naturalmente, il tema della Costituzione repubblicana, della sua elaborazione, della sua attuazione ha rappresentato un nodo decisivo negli studi sull'Italia contemporanea. E tuttavia le attività dell'organo, che come è noto inizia, si riunisce per la prima volta nel 1956, le attività della Corte, che ha il compito di verificare l'effettiva conformità delle leggi ai principi costituzionali, non hanno trovato, ci sembra, un'adeguata centralità nel dibattito storiografico. Abbiamo privilegiato la fase storica di maggiore confronto pubblico sull'attuazione dei principi costituzionali. Una fase che vede soprattutto a partire dagli ultimi anni 60 la Corte assolvere ad una funzione di supplenza nei confronti del legislatore, con un richiamo esplicito nei discorsi, nelle conferenze stampa di fine anno molto importanti dei presidenti della Corte, un richiamo, dicevo, al sentire sociale diffuso, al mutamento in atto, tanto da farla apparire negli anni 70 unica tra le grandi istituzioni a non soffrire una crisi di legittimazione. Questo scriveva in quegli anni Stefano Rodotà. Ora, i paper ruotano attorno ad alcune decisioni adottate dalla Corte in merito alla legittimità di norme operanti in campi diversi, dal diritto di famiglia alla disciplina penalistica delle pratiche abortive, dalla limitazione dell'imponibile di manodopera in agricoltura ai vincoli sull'edificabilità dei suoli. Ci sembra particolarmente utile ragionare in termini di casi, a partire, pensare in termini di casi, per echeggiare un titolo di un libro molto importante dal punto di vista metodologico per la storiografia. Ragionare a partire da singole decisioni si presta bene a cogliere la natura prismatica di questa istituzione, che ha come interlocutore il legislatore, ma come utente primario il giudice comune. Sono infatti le ordinanze, e quindi le ordinanze di remissione dei giudici alla Corte, quindi a partire dal basso della pratica giurisdizionale, che la Corte viene attivata con frequenza sempre maggiore nel corso degli anni. La Corte quindi si colloca al crocevia di una domanda di giustizia e di precisi propositi di indirizzo. Nel corso delle procedure proveremo a mostrare attraverso questi primi esempi e nell'ambito di una ricerca
che rispetto all'attività della Corte è per tutti noi agli inizi. Da questo punto di vista presentiamo davvero un cantiere di ricerca. Dicevo, nel corso delle procedure la Corte intercetta svariate culture e arricchisce e complica la definizione del politico che prende parte e che opera il cambiamento. Non solo, attraverso l'analisi dei soggetti che prendono la parola prima e dopo i pronunciamenti, i dibattiti che le sentenze suscitano, è possibile allargare lo sguardo al dibattito diffuso attorno ad alcune questioni che rappresentano filoni cruciali della storia dell'Italia repubblicana, quali la famiglia, per l'appunto, i diritti delle donne, il lavoro, lo sviluppo urbano. Tutto questo, come dicevo, abbiamo appena avviato, ci siamo resi conto che manca del tutto un'analisi fondata sugli archivi e sulla documentazione conservata presso la Corte Costituzionale. Abbiamo fatto un sondaggio, ho preso contatto con la biblioteca della Corte Costituzionale e ringraziamo moltissimo il suo direttore per le indicazioni che ci ha dato. Purtroppo inaccessibile, ancora inaccessibile agli utenti esterni a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Ci sembra però un lavoro tutto o in buona parte da svolgere, da approfondire, e lanciamo e proponiamo, ecco, questo tema attraverso quattro casi studio. E su questo lascerei, senza por tempo in mezzo, come direbbe qualcuno, lascio la parola a Bruno Bonomo e alla prima delle quattro relazioni. Scusate, a Michele Colucci. A Michele Colucci e alla prima delle quattro relazioni. Allora, si sente bene? Mi sentite bene? Benissimo, ringrazio Domenico Rizzo per questa introduzione, ringrazio la Cisco e anche il nostro discussant Stefano Sepe per aver accettato questo invito. Io vi riporto la traccia di una ricerca in corso che individua dentro la storia della Corte Costituzionale nell'Italia repubblicana una cesura molto importante dal punto di vista della storia del lavoro, dal punto di vista della storia dell'agricoltura, in generale anche dal punto di vista della storia del diritto, che è la sentenza 78 del 1958. Contestualizziamo innanzitutto storicamente questa sentenza, cercheremo di sintetizzare anche la dialettica che c'è dentro la Corte Costituzionale con l'Avvocatura dello Stato e quali sono i vari attori coinvolti, e in chiusura cercherò di dare qualche riferimento su possibili piste, possibili prospettive storiografiche rispetto al tema della sentenza e in generale rispetto all'uso, insomma, che si può fare della storia della Corte Costituzionale e nello specifico della sentenza 78 dentro il laboratorio della storia dell'Italia repubblicana in quegli anni così decisivi come gli anni compresi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Che cos'è la sentenza numero 78? La sentenza numero 78 è un provvedimento che dichiara la incostituzionalità di un decreto, il 929 del 1947, successivamente convertito in legge. Siamo dentro la grande stagione di lotte, di conflitti della ricostruzione postbellica. Il decreto del 1947 aveva riconosciuto in maniera molto forte, molto determinata, il principio dell'imponibile di manodopera. Che cos'è l'imponibile di manodopera? È una norma che vincola qualunque proprietario terriero a disporre della manodopera da impiegare nella coltivazione della terra, nella conduzione e nella manutenzione della terra, secondo dei parametri di assunzione delineati e imposti da una commissione pubblica, una commissione nazionale, commissione per la manodopera e l'agricoltura, articolata poi attraverso commissioni provinciali e comunali. Quindi, secondo il decreto del 1947,
nella proprietà contadina ci sono delle responsabilità, degli obblighi molto precisi a livello di assunzione nell'ottica di un assorbimento della disoccupazione e nell'ottica anche di un riconoscimento della continuità del lavoro a livello bracciantile. Sono state le lotte sanguinose, durissime, che hanno causato morti e feriti tra le varie parti in causa del dopoguerra e della ricostruzione a imporre questo provvedimento, che tra l'altro per la sua applicazione concreta è stato anche oggetto di numerose ulteriori battaglie, quindi prima il 47 e dopo il 1947. Siamo quindi in una fase molto delicata, sia della storia dell'agricoltura, sia della storia del conflitto sociale nel nostro paese, e la sentenza del 1958, basandosi sulla incostituzionalità degli articoli 38, 42 e 44 della Costituzione, sancisce in qualche modo una rideterminazione del confine della liberazione privata in economia. È questo il grande oggetto del contendere, un oggetto del contendere esplicitato soprattutto nei continui riferimenti all'articolo 41 della Costituzione, che naturalmente ha a che fare con il cuore della storia dell'idea repubblicana, con il cuore della nuova legittimazione che si dà lo Stato repubblicano con la Costituzione, e di una questione che non finirà mai di essere oggetto di confronto, di azione pubblica e di discussione fino addirittura ai giorni nostri. La sentenza sull'impunibile manodopera è stata spesso chiamata in causa nella fase più recente durante la pandemia, a proposito per esempio della tematica dello sblocco dei licenziamenti, questo per dire soltanto la continuità anche sul lungo periodo di questi problemi e di queste tematiche. Nello specifico la sentenza del 1958 origina da un percorso e da una causa portata avanti da un proprietario terriero, da un imprenditore di Andria, nella Puglia settentrionale, quindi uno dei territori maggiormente segnati dalla conflittualità bracciantile in quegli anni e anche nei decenni precedenti. Si chiamava Pasquale Tondolo, che subisce una multa per non aver assunto regolarmente manodopera secondo ciò che prevedeva il decreto del 1947, non paga questa multa e quindi porta in tribunale, prima nella pretura di Andria, poi al tribunale di Trani e infine nel 57 con la remissione degli atti alla Corte Costituzionale questa dinamica. E la sentenza naturalmente ci pone di fronte a un nodo storiografico molto importante che vorrei cercare con questo intervento di recuperare un po' la centralità del dibattito sulla storia dell'Italia repubblicana, ovvero il tema del collocamento. Il tema del collocamento come questione storica, il tema del collocamento pubblico come grande laboratorio anche e scontro di interessi contrapposti, ma anche come elemento di trasformazione materiale a livello produttivo, a livello economico dei territori della storia dell'Italia repubblicana, soprattutto in quegli anni della prima fase della ricostruzione postbellica. Una delle fonti più suggestive, più ricche di interesse per questa ricerca con cui mi sto confrontando è la tesi di laurea di Franco De Felice, che si laureò a Bari in giurisprudenza, il relatore Gino Giugni, proprio con una tesi sull'imponibile di manodopera, in cui nell'introduzione lui racconta che gli è stata suggerita proprio sulla base della sentenza del 1958. Ebbene, Franco De Felice nel suo lavoro, ringrazio la Fondazione Gramsci che mi ha messo a disposizione una copia di questo lavoro, riesce a ricostruire quanti lavoratori furono impiegati a seguito dell'imponibile di manodopera. La media annua dei lavoratori era di circa 380.000 persone, la gran parte delle quali era collocata nell'Italia meridionale, soprattutto in Calabria e in Puglia. Quindi immaginate l'effetto concreto
su queste centinaia di migliaia di persone di questa sentenza e subito ciò che succede all'indomani della sua deposizione. Paura raccontata negli articoli, per esempio, sui quotidiani della sinistra, sull'Unità e sull'Avanti, soprattutto molta inquietudine e un clima che naturalmente si collega anche alla più generale transizione della seconda metà degli anni 50, in cui c'è un evidente arretramento, insomma, del movimento operaio, associato anche a questa, che è considerata inevitabilmente come una sconfitta. Molto interessante notare che nella dialettica di quegli anni la sentenza numero 78 del 58 viene individuata un po' come la fine di un idillio, o comunque come un nodo problematico del rapporto tra la Corte Costituzionale e soprattutto i partiti della sinistra, che fino a quel momento avevano salutato, diciamo, con molta soddisfazione e con molto entusiasmo il comportamento della Corte. Non è inoltre da sottovalutare, ringrazio Emanuele Bernardi che vedo presente nel pubblico, che me l'ha segnalato, che su altre questioni legate alla storia dell'agricoltura in quegli anni la Corte Costituzionale mantenne un atteggiamento molto diverso. Per esempio, si rifiutò di modificare, spacchettare e limitare gli effetti della riforma agraria, ma siamo naturalmente di fronte a due orizzonti, due problemi molto, molto differenti. Da un lato c'è un decreto valido su tutto il territorio nazionale, il decreto sull'imponibile manodopera del 47, e dall'altro lato c'è una riforma agraria varata all'inizio degli anni 50 che interessava naturalmente soltanto alcuni territori e naturalmente aveva proprio anche un altro tipo di diciamo di orizzonte, e che anche la storiografia ha affrontato da altri punti di vista, non solo attraverso il tema del lavoro e del collocamento. Ecco, a mio avviso ciò che succede anche nella discussione della Corte Costituzionale, che si può ricostruire attraverso la lettura della sentenza, è molto interessante e molto ricco anche di significati che possono essere oggetto anche di ulteriori approfondimenti dal punto di vista degli studiosi e delle studiose di storia contemporanea, perché evidentemente c'è in ballo anche una grande questione che verrà poi declinata e descritta in termini molto differenti a seconda delle congiunture negli anni successivi, ma è la questione del primato dell'azione pubblica rispetto ai confini della libera iniziativa privata. L'intervento successivo, quello di Bruno Bonomo, tra l'altro si collegherà in qualche modo anche a questa questione. Quindi veramente siamo di fronte, possiamo dire, a un asse che resterà poi portante in tutta la storia dell'Italia repubblicana. Chiudo questo intervento aprendo un po' di prospettive di ricerca. Diciamo che questa sentenza già dai contemporanei venne salutata come un provvedimento che avrebbe inevitabilmente aperto a una accelerazione dell'esodo dalle campagne, tra l'altro in collegamento anche con altri provvedimenti di natura internazionale di quegli anni. Pensiamo per esempio alla firma dei Trattati di Roma del 57, e quindi alla libera circolazione di manodopera nei paesi firmatari, che apre moltissimo naturalmente alla spinta a un ulteriore esodo dalle zone agricole. E effettivamente molti studiosi hanno collocato, diciamo, nella storia di alcuni territori proprio la spinta derivante dalla fine della possibilità di occupazione in agricoltura, che era stata aperta con l'imponibile, a una accelerazione anche delle trasformazioni di quei territori. Naturalmente è oggetto di studio da parte della storia del diritto, insomma, da molti punti di vista, è oggetto di studio da parte della storia del lavoro e soprattutto della storia del lavoro agricolo, perché inizia alla fine degli anni 50 e viene in qualche modo suggellato da questa sentenza un ciclo di trasformazioni nel collocamento in agricoltura che avrà poi degli effetti concreti, anche qui, che si possono leggere sul lungo periodo, e che apre inevitabilmente anche a una problematicità rispetto alla presenza del pubblico e alla modalità con cui il pubblico è presente nel collocamento in agricoltura.
ma diciamo questa ricerca si può estendere anche a molti altri aspetti. Parlavo prima per esempio della dimensione internazionale, che è molto importante da legare non soltanto ai trattati di Roma, ma più in generale, insomma, a ciò che avviene nei paesi dell'Europa mediterranea dentro un ciclo di grandissime trasformazioni dell'agricoltura. Molti studi recenti che contemplano non soltanto l'Europa mediterranea, ma anche i paesi della sponda africana e il Mediterraneo, si sono concentrati proprio su una continuità di interventi, di iniziative, tra le quali per esempio possiamo collocare proprio le esperienze di riforma agraria che avvengono in anni molto vicini in Italia, in Spagna, in Tunisia, in Algeria. Sono veramente dei nodi molto interessanti in cui la dimensione del lavoro e del collocamento ha una sua centralità. Diciamo che grazie a questa sentenza possiamo anche riprendere in mano un po' il destino dell'agricoltura dopo gli anni 50. Qui c'è una grande questione, che è quella di cosa succede al mondo rurale italiano alla fine della stagione della grande conflittualità degli anni 50 e in corrispondenza con quella che è stata un po' sbrigativamente risolta con categoria di fuga dalle campagne. In realtà ci sono tante persone che continuano a vivere nelle campagne, ci sono tanti processi storici, tante dinamiche che proseguono, e sarebbe molto interessante dal punto di vista della ricerca mettere mano, insomma, anche per quello che ci interessa in questa relazione, al tema del lavoro e al tema delle modalità con cui si entra al lavoro in agricoltura dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Ecco, penso che di aver concluso, magari ecco, poi avremo modo per tornare nel dibattito su tante questioni che questa sentenza e quella congiuntura storica ci raccontano, però non rubo altro tempo e lascio la parola al coordinatore. Che per la prima volta la cede immediatamente a Bruno Bonomo. Sì, grazie Domenico. Mi associo ai ringraziamenti alla Sisco e al nostro discussant. E parto dal titolo del mio intervento. Una crisi senza precedenti si è abbattuta sull'urbanistica italiana. Allora, è l'incipit di un articolo di Antonio Cederna che esce sul Corriere della Sera a luglio 1968. A far scoppiare questa crisi era stata una sentenza della Corte Costituzionale che rendeva, nelle parole di Cederna, l'attuazione di ogni piano regolatore praticamente impossibile, impossibile ogni azione intesa a dare un assetto più umano alle nostre città. Si trattava della sentenza numero 55 del 9 maggio 1968, con cui la Corte aveva dichiarato illegittimi due articoli della legge urbanistica del 42 che consentivano ai piani regolatori generali di imporre vincoli di inedificabilità sui suoli riservati a spazi di uso pubblico, a verde e ad edifici di interesse pubblico come scuole, edifici municipali, eccetera, senza che venisse corrisposto un contestuale indennizzo ai proprietari. Ciò la Corte ritenne essere in contrasto con i principi relativi alla proprietà affermati dall'articolo 42 della Costituzione, in particolare dal terzo comma, secondo cui la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale dietro corresponsione di un indennizzo. A giudizio della Consulta, i vincoli di piano regolatore, comportando per i proprietari dei suoli limitazioni al godimento e all'utilizzazione dei beni immediatamente operative e valide a tempo indeterminato, erano assimilabili all'esproprio, pur in assenza di un trasferimento di proprietà. L'imposizione di tali vincoli, quindi, doveva essere accompagnata dalla corresponsione del relativo indennizzo. Ora, la sentenza giunse in un momento delicato, cruciale per le città italiane e il governo del territorio. Negli anni del boom, un impetuoso quanto disordinato processo di sviluppo urbano aveva ridisegnato il volto dell'Italia. Una maggiore e più efficace regolamentazione pubblica della crescita delle trasformazioni urbane, da conseguirsi mediante una riforma urbanistica e del regime dei suoli, aveva costituito uno dei punti programmatici del centro-sinistra. È noto che il percorso della riforma fu decisamente accidentato e gli esiti inferiori alle attese di molti.
naufragati i progetti dei ministri Sulle e Pieraccini, una riforma urbanistica complessiva non avrebbe mai visto la luce. Tuttavia, nell'agosto del 67 era stata varata la cosiddetta legge Ponte, che incentivava l'adozione dei piani regolatori, imponeva maggiori oneri ai proprietari dei suoli, introduceva norme più restrittive per l'edificazione, prevedeva di fissare limiti di densità edilizia, altezza e distanze tra i fabbricati e rapporti tra le aree destinate a costruzioni residenziali e produttive e quelle da riservare a spazi pubblici, verde e servizi collettivi. L'entrata in vigore di alcune misure della legge però fu rinviata di un anno, consentendo a proprietari fondiari e costruttori di ottenere un gran numero di licenze edilizie secondo le vecchie norme. Allora, è in questo contesto che il pronunciamento della Corte irruppe sulla scena, suscitando un ampio e animato dibattito pubblico. Largamente prevalenti tra le forze politiche e i saperi esperti che sostenevano la riforma urbanistica, nell'opinione pubblica progressista e tra gli attori della società civile organizzata impegnati per la tutela del territorio e del patrimonio storico e paesaggistico, furono le reazioni critiche e allarmate per le conseguenze che la sentenza avrebbe prodotto. Conseguenze che presto si manifestarono, con le autorità prefettizie che iniziarono a bloccare l'iter di approvazione dei piani regolatori di vari comuni, poiché privi della copertura finanziaria per indennizzare i proprietari delle aree sottoposte al vincolo. Il ministro socialista dei lavori pubblici, Giacomo Mancini, avvertì che dover indennizzare i vincoli urbanistici avrebbe comportato oneri insostenibili per i comuni, che erano lungi dal disporre delle risorse necessarie. La sentenza avrebbe messo in crisi la pianificazione comunale proprio in un momento in cui, grazie alla legge Ponte, si viveva una fase di concreto e promettente rilancio. Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, nel prendere atto delle disastrose conseguenze della sentenza sull'attività urbanistica, denunciò che si era raggiunto un punto di rottura che rendeva indilazionabile una radicale riforma. Italia Nostra interpretò la sentenza come un dono della Corte Costituzionale alla speculazione. Nell'evidenziare che per avere parchi urbani, salvaguardare le coste dall'invasione edilizia, applicare gli standard urbanistici, i comuni avrebbero dovuto pagare i privati, proprietari delle aree, l'associazione imputava alla Consulta, cito, garante della Costituzione, di imporre allo Stato di rinunciare al suo ruolo di tutore dell'interesse e della salute pubblica e del patrimonio storico e paesistico della nazione. Allora, facciamo un passo indietro per evidenziare alcuni elementi utili a ricostruire l'innesco della crisi, a delineare il profilo degli attori coinvolti, a mettere a fuoco la questione sollevata dal pronunciamento della Corte. Il giudizio di costituzionalità aveva riunito due cause, promosse con ordinanze di rinvio del pretore di Campobasso e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Quest'ultima ordinanza, la più importante, prendeva le mosse da una serie di ricorsi intentati contro la Regione e il Comune di Palermo da proprietari fondiari che chiedevano l'annullamento del decreto con cui nel giugno 62 era stato approvato il piano regolatore del capoluogo siciliano. Qui non posso dilungarmi sui singoli casi, mi limito a segnalare che la catena di eventi che portò al pronunciamento della Corte aveva preso le mosse dalla mobilitazione dei proprietari fondiari palermitani contro un piano regolatore che vincolava i loro terreni a usi non edificatori, per lo più verde pubblico, o imponeva limiti di densità edilizia a essi non graditi. Alle origini della crisi troviamo dunque le resistenze alla pianificazione in una città che stava vivendo uno sviluppo edilizio particolarmente intenso ma altrettanto incontrollato, segnato dal dilagare della speculazione nei quartieri urbani e ancor più nelle zone di espansione. Il fronte di coloro che si opposero al piano regolatore comprendeva esponenti delle élite cittadine borghesi e aristocratiche, in qualche caso legati alla mafia, che giocò un ruolo di primo piano nel cosiddetto sacco di Palermo, nonché società industriali ed enti di assistenza e beneficenza proprietari di estesi patrimoni immobiliari. Una rete di poteri forti, se vogliamo, e figure in vista della società palermitana, dunque. E rimane invece da appurare se ad essa si affiancasse un reticolo di interessi diffusi di minore consistenza ed eventualmente in quale forme. Tra gli altri attori della vicenda, giusto un cenno sui giudici costituzionali,
presidente della Consulta era Aldo Sandulli, professore universitario, avvocato, insigne giurista, giudice della Corte dal 57 al 69, avrebbe poi espresso severe critiche verso la legislazione riformista degli anni 60. Relatore della sentenza, Luigi Oggioni, magistrato a riposo con un passato fascista alle spalle, avendo prestato servizio come giudice di Cassazione nella Repubblica di Salò. Tornando alla sentenza, il nocciolo della questione con cui si misurò la Corte consisteva nello statuto e nella disciplina della proprietà dei suoli urbani. La Corte osservò che la garanzia della proprietà privata prevista dalla Costituzione risultava, cito, menomata qualora singoli diritti che all'istituto si ricollegano vengano compressi o soppressi senza indennizzo, mediante atti di imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto a una traslazione totale o parziale del diritto, quanto a uno svuotamento di rilevante entità e incisività del suo contenuto, pur rimanendone intatta l'appartenenza. Ora, le imposizioni previste dalla legge a titolo particolare, cioè quelle non rivolte a intere categorie di beni e a tutti i proprietari, ma che ne colpivano solo alcuni, non potevano, cito ancora, mai eccedere senza indennizzo quella portata al di là della quale il sacrificio imposto venga a incidere sul bene oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico. Se avessero oltrepassato tale soglia, le imposizioni avrebbero assunto carattere espropriativo. Al tempo stesso, i giudici evidenziarono, cito, che secondo i concetti sempre più progredienti di solidarietà sociale, il diritto di proprietà non può essere inteso come dominio assoluto e illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto a un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare. Nel definire tale regime, proseguivano, si poteva, cito, persino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni o imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare, con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e disposizione, naturalmente salve le considerazioni di cui sopra. Nell'ambito urbanistico, cito ancora, per evitare lo sconfinato arbitrio del singolo e disciplinarne l'esercizio del diritto e per dare un ordine e un'armonia allo sviluppo dei centri abitati, fine della citazione, la proprietà era sottoposta a una serie di limiti in relazione alla sua funzione sociale. Tuttavia, con i vincoli di piano regolatore su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi, cito, ben più che disciplinare le modalità di utilizzazione della proprietà, la si comprime a titolo particolare in modo rilevante, poiché si sottraggono gli immobili, quando essi siano da considerarsi edificabili in base all'ordinamento vigente, alla possibilità di utilizzazione rappresentata dalla destinazione a nuove costruzioni o comunque ad altri proficui impieghi di ordine urbanistico. E quindi tali vincoli andavano indennizzati. Per uscire dall'impasse prodotta dalla decisione della Corte, bisognava sciogliere a livello politico e legislativo il nodo del rapporto in materia urbanistica tra due principi costituzionali, la tutela della proprietà privata e la sua funzione sociale. Il legislatore era chiamato a definire più chiaramente quale configurazione dovesse assumere il bilanciamento tra interessi privati e interesse pubblico nel quadro dello sviluppo urbano, tracciando una linea di equilibrio tra le aspettative della proprietà fondiaria in termini di valorizzazione delle aree e formazione della rendita e le esigenze della collettività per una regolamentazione capace di razionalizzare la crescita delle città, contenere lo sfruttamento edilizio entro i limiti accettabili e garantire un'adeguata dotazione di spazi e servizi pubblici, senza che ciò implicasse una monetizzazione dei vincoli fuori dalla portata delle finanze municipali. Anche tra coloro che espressero valutazioni critiche sul pronunciamento della Corte, molti riconobbero che aveva toccato un nervo scoperto e poteva anche aprire la strada a un miglioramento della normativa. Le critiche si accompagnarono all'individuazione nella sentenza di elementi positivi, a partire dal passaggio che ho citato, sulla proprietà non come dominio assoluto e illimitato, ma come diritto sottoposto a un regime che per specifiche categorie di beni poteva imporre precise limitazioni o addirittura escluderne la proprietà privata. Nel dibattito sulle soluzioni per uscire dalla crisi,
si impose come tema cruciale il rapporto tra proprietà dei suoli e diritto di costruire, lo ius edificandi, che la sentenza sembrava considerare coincidenti, ma la cui netta separazione costituiva un punto irrinunciabile per i sostenitori della riforma urbanistica. Per scongiurare il blocco della pianificazione, nel novembre del 68 il Parlamento adottò un provvedimento tampone, detto legge tappo, che fissava una scadenza di 5 anni per i vincoli di piano regolatore. Non essendo più validi a tempo indeterminato, si disinnescava almeno temporaneamente gli effetti della sentenza. Solo nel 77 si giunse all'approvazione di un provvedimento di carattere strutturale sull'edificabilità dei suoli, la legge Bucalossi, che introdusse un nuovo regime basato sulla concessione onerosa. Nella legge, tuttavia, la separazione tra proprietà dei suoli e ius edificandi, presupposto del regime concessorio, nel quale il diritto di costruire viene appunto concesso dal comune, non venne esplicitata, soprattutto per le resistenze della DC. La formulazione ambigua della legge avrebbe esposto anch'essa a una dichiarazione di incostituzionalità di alcune sue norme nel 1980. In conclusione, con la sentenza 55 del 68, la Corte Costituzionale interviene come attore cruciale in un tornante decisivo della storia urbanistica dell'Italia repubblicana. Non è un intervento isolato, ma il più significativo tra una serie di pronunciamenti tramite i quali la Consulta partecipa, dalla posizione particolare che le compete nell'ordinamento, alla definizione delle politiche e della legislazione in materia. Puntare la lente sulla sentenza consente di mettere a fuoco diversi aspetti della vicenda. Tra questi la mobilitazione di proprietari fondiari e costruttori che si attivano sul piano legale per sottrarre i propri beni ai vincoli imposti dalle amministrazioni locali nel tentativo di disciplinare la crescita e le trasformazioni urbane. Emerge qui il conflitto tra interessi privati e interesse collettivo, declinazione di una dialettica che segna l'intera parabola dello sviluppo italiano negli anni del boom. Vi è poi la connessa questione del bilanciamento tutto politico da trovare tra i principi costituzionali della tutela della proprietà privata e della funzione sociale che essa è chiamata a svolgere dalla Carta. Il pronunciamento della Corte, giunto durante l'anno di moratoria della legge Ponte, segna una battuta d'arresto lungo il percorso già accidentato della riforma urbanistica. Esso desta sconcerto ed è letto come un intervento di marca schiettamente conservatrice da quel composito fronte di forze sociali e politiche impegnato nella battaglia per la riforma. Al tempo stesso, la sentenza lascia aperte molteplici strade, anche radicalmente divergenti, per uscire dall'impasse. Il vuoto legislativo creatosi a seguito del pronunciamento della Consulta chiama le forze politiche a operare scelte nette per conferire maggiore coerenza e organicità alla legislazione, imponendo in particolare di sciogliere il nodo del rapporto tra proprietà dei suoli e ius edificandi. Un compito che richiederà tempi lunghi per essere portato a termine, con esiti che in virtù della loro ambiguità presteranno il fianco a ulteriori declaratorie di incostituzionalità. Grazie, restituisco la parola al nostro coordinatore. Grazie Bruno, il coordinatore prende la parola per il proprio intervento. La sentenza della Corte Costituzionale di cui mi occupo è una sentenza, scusate, non ho messo il mio timer, è una sentenza del 1970, che segna una cesura epocale sul piano normativo rispetto a un principio che ha regolato il matrimonio nelle società europee a partire niente meno che dal tardo Medioevo. Si tratta del principio secondo il quale il marito è tenuto al mantenimento della moglie a prescindere dai beni, dalle ricchezze, dalle proprietà della moglie, laddove un analogo dovere di mantenimento da parte della moglie sussiste soltanto in caso di incapacità, di inopia, di impossibilità dell'uomo a provvedere. Questa asimmetria di doveri economici è uno dei tasselli che compongono quella complessa costruzione giuridica del matrimonio che transita dal diritto comune romano canonico ai codici 8 novecenteschi pressoché immutata
è una costruzione nella quale si verifica uno scambio tra protezione e mantenimento dovuti dall'uno e obbedienza e dipendenza dell'altra. I giuristi tardo medievali e del diritto comune amano ripetere «Virten et uxore malere», l'uomo è tenuto, il marito è tenuto a mantenere, ad alimentare, in senso ampio, mantenere la moglie, quia uxor servit viro, perché c'è un nesso di causalità, il dovere di mantenimento è legato al fatto che la moglie serve il marito, è in una posizione di dipendenza e di soggezione di servizio. Ora potremmo naturalmente soffermarci a lungo e dedicare un intero convegno, non soltanto un panel, al carattere fondativo di questo principio rispetto alla costruzione di lungo periodo, non solo delle identità di genere, ma dell'intero assetto sociale ed economico. Pensiamo alla strutturazione dei mercati del lavoro attorno al dovere maschile di mantenimento. Ora, non è questa la sede per farlo. Quello che ci interessa è che questo principio viene per la prima volta cancellato dall'ordinamento italiano nel 1970, quando la Corte si pronuncia sull'illegittimità costituzionale dell'articolo 145 del Codice Civile, che è proprio questo principio, questo dovere di mantenimento maritale che prescinde dalle condizioni economiche della moglie, riportava. Ora, il codice in vigore nell'Italia repubblicana è ancora il codice del 1942. In materia di diritto di famiglia, il codice del 1942 ricalcava pedissequamente il codice Pisanelli, postunitario del 1865, il quale aveva ripreso la propria disciplina del matrimonio dal codice sardo italiano, e su per li rami il codice sardo italiano l'aveva mutuato pressoché interamente dal codice Napoleone. Codice Napoleone, in pratica la sentenza numero 133 del 1970 cancella un principio che è stato codificato in età napoleonica nel Code che non solo era stato rispettoso della tradizione giuridica precedente, ma, come è noto, aveva significativamente accentuato le prerogative maritali, prevedendo ad esempio l'autorizzazione maritale, che poi in Italia sarà abolita nel 1919. Ora, quindi 1970, da questo per dire quanto possa essere considerata epocale, può sembrare un'espressione enfatica, tale in realtà non è. Ora, prima di arrivare alla sentenza del 70, un piccolo passo indietro, perché la Corte Costituzionale si occupa di questo principio contenuto nell'articolo 145 del Codice Civile due volte negli anni immediatamente precedenti. Una prima volta, quattro anni prima, nel 1966, a proposito sollecitata dopo che la questione è stata sollevata dal Tribunale di La Spezia a proposito di una coppia separata consensualmente da oltre 10 anni. La moglie ricorreva per un adeguamento dell'assegno di mantenimento dopo 10 anni dalla separazione ai redditi del marito, un maresciallo dell'esercito. Questa donna, questa moglie, era però separata consensualmente, era anche lei una dipendente del Ministero della Difesa, e nel momento in cui chiedeva questo adeguamento al reddito aumentato del marito godeva di una retribuzione di poco inferiore. Per cui l'avvocato dell'uomo ragiona davanti al giudice di La Spezia dicendo: non è forse iniquo pretendere che, malgrado il proprio stipendio, ella sia mantenuta dal marito, mentre a parti invertite il marito, mentre a parti invertite la moglie dovrebbe al marito un contributo di mantenimento soltanto se l'uomo non avesse i mezzi per provvedere a se stesso. E questa pretesa, che si fonda sull'articolo 145, non viola forse l'articolo 3 della Costituzione in materia di eguaglianza? E non viola anche un altro articolo chiave per le relazioni tra i coniugi della Costituzione,
articolo della Costituzione, che è l'articolo 29, un articolo che afferma la parità morale e giuridica dei coniugi, prevedendo la possibilità che questa parità venga attenuata per legge in nome di un interesse superiore alla parità stessa, cioè l'unità familiare. È un articolo sul quale si dibatte molto alla Costituente e su questo non possiamo entrare. In ogni caso c'è un principio di parità tra i coniugi, salvo un interesse superiore che è l'unità familiare. Ora, dice l'avvocato dell'uomo, questo criterio dell'unità familiare non può valere, questi sono già separati, quindi quale unità familiare andiamo a tutelare? Vale soltanto il principio di parità. Il giudice Spezzino accoglie, ritiene la questione non manifestamente infondata, è quello che compete al giudice, e rimette con un'ordinanza la questione alla Corte Costituzionale, e la Corte aderisce a questo ragionamento e afferma, con relatore della sentenza Costantino Mortati, afferma che effettivamente nel caso di una separazione consensuale questo principio non possa valere. Questa sentenza, questo è il meccanismo interessante già delle ordinanze di remissione da parte dei giudici comuni, che vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, vengono lette dagli avvocati, vengono conosciute anche dai magistrati e che possono ispirarvisi, e in effetti questo apre la breccia per una serie di ordinanze successive che coinvolgono, che attivano la Corte. E proprio questa delle ordinanze è una fonte tutta da indagare, perché naturalmente la Corte poi dichiara o si pronuncia positivamente in un numero anche limitato di casi, ma è anche molto interessante questa base, questo movimento dal basso, per così dire, che vede coinvolti avvocati e giudici comuni e sempre più coinvolti. Basti pensare a quello che farà Magistratura Democratica negli anni poi successivi. In ogni caso, le ordinanze e la questione dell'articolo 145 del mantenimento maritale viene sollevato da un numero crescente, in un numero crescente di casi di separazione. Cioè c'è qui una sorta di estensione interessata, strategica, da parte maschile, di quel senso comune che negli anni 60 riconosce nella maggiore presenza delle donne sul mercato del lavoro un elemento di emancipazione e di necessario adeguamento del diritto di famiglia. Qui lo vediamo da un punto di vista, diciamo così, maschile, il principio di eguaglianza usato con una modalità e all'interno di una strategia discorsiva e processuale anche in attesa. In ogni caso, la Corte, dopo questa prima sentenza che riguardava la separazione consensuale, si pronuncia una seconda volta negativamente, invece, dicendo che l'articolo 145 negli altri casi deve rimanere. Di nuovo, e questo avviene nel 1967. Non c'è tempo per dar conto della vicenda, ci interessa però la motivazione. Di nuovo, estensore della sentenza è Costantino Mortati, il quale scrive: questo principio del dovere soltanto maritale, pressoché soltanto maritale, di mantenimento è in contrasto con la Costituzione. Non c'è dubbio che si configuri come una asimmetria e una sperequazione. Ma noi non possiamo abolire soltanto questo principio e questo articolo, perché è l'intero sistema che si fonda sulla sperequazione, perché tutti gli articoli che regolano il matrimonio sono collegati tra loro. Il marito, infatti, non soltanto esercita in modo esclusivo la patria potestà sui figli, ma gode anche di una potestà maritale sulla moglie. Occupa, scrive Mortati, una posizione di preminenza sulla moglie. E così sul terreno penale è assai meno responsabile, anzi non è responsabile per il semplice adulterio,
come lo è invece la moglie. Per cui in pratica, dice la Corte, questo svantaggio economico del marito trova un corrispettivo in una posizione di vantaggio invece a lui conferita. Finché rimane la sua situazione di privilegio, deve sopportarne anche i costi e gli oneri. In pratica denuncia, afferma l'impertinenza di questa richiesta, di questa invocazione del principio di eguaglianza da parte dei mariti. Cosa dice la sentenza? Dice anche che la Corte più volte ha invocato, ha esortato il legislatore a intervenire. Si aspetta una riforma complessiva del diritto di famiglia. Questa riforma auspicata procede a rilento, anzi si blocca per anni. Ci sono due progetti che giacciono in Parlamento, un disegno di riforma complessiva di ispirazione governativa, una di ispirazione delle sinistre, ma il paese, il dibattito attorno al diritto di famiglia rimane letteralmente sequestrato per anni dalla questione del divorzio fino al 1974. Nel frattempo però le ordinanze si succedono, sollevando altri dubbi rispetto alla relazione coniugale, e man mano la scelta della Corte di non abrogare singole disposizioni attendendo una riforma complessiva del sistema, questa scelta di cautela, più recentemente abbiamo visto, non so, sul fine vita, la Corte Costituzionale ha sospeso la propria decisione aspettando una decisione del Parlamento. C'è tutto un bilanciamento rispetto a questo. C'è del passo invece a un intervento chirurgico. E cosa fa nel 68 la Corte? In pratica dichiara illegittima la normativa relativa all'adulterio femminile, punito soltanto l'adulterio femminile laddove nel caso dei mariti serve una situazione di concubinato per intervenire. Sono due sentenze molto celebri, tra l'altro la sentenza sull'adulterio smentisce un'altra sentenza della stessa Corte del 61, e il confronto tra le due sentenze è straordinario, perché nel 61 ragionava ancora la Corte l'adulterio femminile, i termini di l'adulterio femminile è assai più grave, è più lesivo dell'unità della famiglia di quanto non lo sia quello maschile. Nel 68 capovolge il punto di vista. Nel frattempo continuano le ordinanze dei giudici rispetto all'articolo 145, malgrado già la Corte avesse detto noi non facciamo nulla. C'è un'ordinanza molto bella e affascinante del Tribunale di Udine, ci sono dei casi molto ricchi, già leggendo le ordinanze, spero di mettere le mani sui procedimenti. Presto, Corte d'Appello di Roma e Corte d'Appello di Genova, ma soprattutto è il pretore di Venezia. Il pretore di Venezia che dice, guardate, la ratio che ha informato il rifiuto della Corte nel 67 non sussiste più, perché a questo punto l'adulterio è stato dichiarato incostituzionale, quindi la situazione di vantaggio del marito è stata smussata. A questo punto si può smussare anche questo squilibrio a favore invece della moglie. La Corte accoglie questo ragionamento, sto sintetizzando brutalmente perché sono al quindicesimo minuto, e così si pronuncia per l'illegittimità costituzionale dell'articolo 145, mentre, scrive la sentenza, l'auspicata riforma del diritto di famiglia è rimasta tuttora inattuata. Quindi, concludendo, in un momento storico nel quale l'impianto complessivo del diritto di famiglia è oggetto di ripensamento, diversi mariti e i loro avvocati, naturalmente, possono contestarne la logica. In una sede giudiziaria tradizionalmente conflittuale, qual è una procedura di separazione, ci sono dei giudici che accolgono questo ragionamento nel clima che è sullo sfondo, incontrano quindi il favore dei magistrati e la considerazione della Corte. Non a caso, proprio nel 70, citando tra le altre anche questa sentenza in materia di mantenimento, il presidente della Corte, Giuseppe Branca, nella conferenza di fine anno dice, due punti, virgolette, quel che le Camere
non possono dare, lo dà per ora la Corte Costituzionale. Lo dà la Corte Costituzionale, ma è un esito, è l'esito del gioco di una pluralità di attori che si muovono attorno alle pratiche di giustizia. E il mutamento che questo avvia, che questo rilancia, è in un certo senso policentrico, ecco, che è un po' il senso di questo intervento e anche quello che provavo a dire nell'introduzione al panel. Scusate, ho sforato di un minuto e mezzo, ma lascio la parola immediatamente ad Alessandra Gissi. Microfono Alessandra. Non si accende il microfono? Alessandra, no, è autorizzata, diciamo, ad accenderlo, quindi adesso le chiedo di attivarlo. Vediamo un po'. Dovrebbe esserci. Non ti sentiamo però, Alessandra. Sì? Sì, bene. Allora, grazie. Vado velocissima perché il dibattito è la cosa che più ci preme, quindi risulterò anche grossolana in alcuni passaggi e sicuramente molto schematica. Solo un secondo per ringraziare la Sisco, perché ripensare le cose abituali sembra semplice ma non lo è, e ringrazio molto il Discussant e anche i miei colleghi di panel, perché la ricerca, come quasi tutto nella vita, esiste solo nella relazione, nella condivisione, quindi li ringrazio moltissimo. Appunto, sarò estremamente schematica, quindi mi scuso in anticipo. Devo fare una brevissima premessa, in parte riprendendo alcune cose dette nell'introduzione dal coordinatore. Il modello, diciamo, italiano è diverso da altri stati costituzionali. Non la questione di non avere via di ricorso diretto alla Corte a disposizione del singolo cittadino e della singola cittadina o di un segmento qualificato di cittadini determina un modello specifico. Non è così ovunque, in Spagna ad esempio non è così. Durante i lavori dell'Assemblea alcune voci autorevoli, per esempio Mortati, avevano immaginato una modalità diversa. Alla fine il nostro ordinamento appunto ha scelto una forma di accesso al sindacato di costituzionalità di tipo incidentale, quindi attraverso il filtro di un giudice. Le forme di accesso diretto sono contemplate per quello che chiameremo brutalmente stato apparato, mentre non sono contemplate per il cosiddetto stato comunità e quindi non per cittadini e cittadine. Dunque questa è, tra l'altro, l'altro richiamo che volevo fare a una definizione che ha dato Elisabetta Lamarck, che ha inquadrato la Corte Costituzionale e i suoi lavori dentro la definizione appunto di fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione. Ora, appunto, sono le domande nuove che può suscitare questa fabbrica delle interpretazioni che intendiamo così praticare, e dunque chi vi ha preso parte, come è stata recepita, qual è stato l'agire non diretto di cittadine e cittadini nelle diverse forme di espressione e pressione, questo perché molto spesso sono state riassunti da comodi soggetti collettivi, partiti, il femminismo, magari declinato al singolare. Ora, perché ho sentito la necessità di fare questa brevissima anch'io introduzione? Perché il quadro concettuale, anche epistemico, dentro la quale ho lavorato per leggere la sentenza 27/1975, è un quadro che ovviamente deve tener conto della complessa questione della cittadinanza delle donne. Ora questo aprirebbe un discorso lunghissimo che io neanche sfiorerò,
che rimane implicito, ma diciamo, confido certamente nell'ascolto sensibile e informato al tema. Lo status di cittadinanza, chiamiamola diminuita, che è una questione complessa, storiograficamente connotata alla lunga durata, e non è una questione, e non è una questione che riguarda le donne, è una questione che riguarda la cittadinanza, per come viene, per le sue origini, per come viene impostata. Insomma, posso solo rimandare all'ultimo lavoro di Vinzia Fiorino, che su questo, il genere della cittadinanza, che su questo è ovviamente determinante. L'altro quadro, che per quanto possa sembrare paradossale, io non sfiorerò, è quello dei femminismi, cioè il decennio è assolutamente connotato da istanze di tipo femminista, che però sono spesso molto diverse tra di loro, e nel caso dell'aborto sono a volte diversissime fra di loro, e questo è un aspetto importante. Vengo direttamente alla questione del processo. Il processo che origina la sentenza 27/1975 sull'illegittimità parziale del reato di aborto, che è una delle sentenze più famose della Corte, cioè un passaggio veloce si ritrova in quasi tutte le storie dell'Italia repubblicana, non in tutte, ma in quasi tutte. Il processo è sempre, almeno fino a quando io mi sono accostata, rimasto molto misterioso. È un caso, è il processo da cui deriva l'ordinanza di remissione. È un processo a carico di Carmosina Minella, detta Carmen, ed altri, ed è, viene dalla denuncia un successivo rapporto dei carabinieri per il quale si avvia un procedimento penale contro 5 persone, inclusa la Minella, imputate del reato di cui all'articolo 546 del codice penale. Faccio subito un piccolo fascio di luce sul giudice che scrive l'ordinanza. L'ordinanza, diciamo, meriterebbe anche qui soltanto l'ordinanza, una parte dedicata, e il giudice è Vittorio Frascherelli, il quale all'indomani della sentenza dice di essersi voluto occupare di un problema di carattere penalistico con specifica rilevanza costituzionale, di non aver avuto nessuna intenzione di atteggiarsi a moralista né di occuparsi di questioni di politica legislativa, che è un po' diciamo il grande classico quando si nominano le sentenze della Corte a parole. Viene presentato come una dei più preparati delle nuove leve, è a metà dei 35 anni, è sposato, è padre di 3 figlie, è al Tribunale di Milano da 8 anni. La sua mai grande popolarità, poi appunto ho fatto un po' di ricerca, sarà legata non a questo, ma ad alcuni processi relativi alla violenza neofascista nel decennio. Viene definito di sana e dichiarata estrazione cristiana, dice di aver incontrato nella sua carriera altre volte i casi di aborto e di esserne sempre rimasto estremamente colpito e tormentato. Veniamo un attimo alla donna imputata, da cui il caso prende il nome. È una sposa, 32enne, viene dalla provincia di Pavia, è molto miope, ha una gravissima miopia, e sceglie il ricorso all'interruzione della gravidanza per timore di trasmettere una simile miopia. Ma una cosa importante da notare, io ci passo velocemente, ma questo nell'ordinanza viene assolutamente stralciato, invece, appositamente stralciato, cioè la ragione non deve essere la paura dell'ereditarietà. Ma la vera questione è che una gravidanza e puerperio e parto potrebbero effettivamente farle perdere il poco di vista che le resta. Ora, come si origina il processo? Lei arriva a Pavia, da Pavia a Milano, dalla provincia di Pavia a Milano, da un'ostetrica per un aborto clandestino, che viene per invidia, così viene detto, denunciata da una praticona,
adesso non entro anche in questo, dico solo molto brevemente che la somiglianza con qualsiasi processo dalla seconda metà dell'Ottocento, per non parlare degli anni 30, è perfetta. Una sola altra notazione sul processo: appare un processo autentico, un caso autentico. Le sentenze che avevano annullato la famosa sentenza sull'articolo 553 della Corte del 1971, cioè che dichiara l'illegittimità dell'incitamento dell'articolo che penalizza l'incitamento a pratiche contro la procreazione, sono tutti processi provocati ad arte. Adesso io non ci entro, sono stati anche già approfonditi. Due parole velocissime sull'ordinanza e sulla sentenza, ma molto veloci. Allora, l'ordinanza naturalmente propone l'illegittimità parziale, quindi soltanto nel caso in cui ci siano questioni di salute, legate alla salute, e questo è un aspetto fondamentale della sentenza. Gli articoli posti in luce sono il 31 e il 32, anche qui si aprirebbero lunghi discorsi, perché sono uno quello della tutela sulla tutela della maternità. Qui varrebbe la pena anche i richiami ai lavori della Costituente, all'impostazione che si deve dare alla maternità dopo il regime fascista, non posso entrarci. Tuttavia la torsione in questo caso che Frascherelli opera nell'ordinanza è proprio una torsione sul concetto di maternità. Che cosa vuol dire salvaguardare la maternità? E l'altro è il 32, e cioè la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino. Anche qui magari vedo presenti grandi esperte e grandi esperti, ma ci sarà un minimo di dibattito, ci torno volentieri. Ora, e l'altra grande questione è il superamento di questa idea del reato contro la stirpe, del titolo decimo, cosa che la Corte opera nella sentenza, anche su questo spero di tornare. Faccio solo un'altra piccola aggiunta che sembra irrilevante, ma non lo è. Frascherelli scrive alla fine di non aver ritenuto di dover previamente sottoporre l'imputata ad esame specialistico, oculistico, ostetrico, ginecologico. Lo faccio notare e dice che eventualmente se ne può riparlare, ma lo faccio notare perché ad esempio durante l'altro grande processo, cioè quello a Fiorella Pierobon, Piero Bon viene sottoposto a tutto un circo degli orrori di controlli ginecologici. Approfitto per dire una cosa, che naturalmente le letture che mi sono state fondamentali sono Lorenza Perini, Paola Stelliferi e anche la costituzionalista Silvia Niccolai, così ho detto anche questo. E solo una parola sulla sentenza, diciamo sulla cosa più importante che la sentenza scrive. La sentenza dice che tutta l'impostazione di Frascherelli è recepibile, ma aggiunge un di più. Di più lo scrive la Corte. Il relatore, ecco, questa è un'altra cosa che non ho detto, è Paolo Rossi, la cui biografia varrebbe la pena di essere inclusa in questa sede. La Corte scrive letteralmente di più, punto. La scriminante dell'articolo 54, cioè quello sulle cause di necessità, si fonda sul presupposto di una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora, dice la Corte, non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. Pur poi facendo tutto un passaggio in cui dice che ovviamente la vita del feto va salvaguardata, adesso certo lo sto dicendo con grande velocità.
Un paio di nodi e poi chiudo. Ecco, c'è un'altra cosa che va considerata, ma non qui, e cioè che lo stesso giorno la Corte emette un'altra sentenza, la 2875, che era stata originata da un'altra ordinanza sugli stessi temi del pretore Ferrato di Padova. Questa viene assolutamente rigettata per il modo in cui il pretore di Padova ha impostato l'ordinanza di remissione. Tra l'altro è un processo legato non a fatti abortivi, ma al sfruttamento della prostituzione. Sarebbe piuttosto interessante, ma non posso. Posso soltanto dire che c'è. E da ultimo, veramente due nodi velocissimi. Allora, il contesto è nazionale ovviamente, ma profondamente internazionale, e naturalmente il quadro è quello seguito alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, cioè la famosissima sentenza conosciuta come Roe versus Wade del 1973. L'altro contesto di grandissimo interesse è quello francese. Il fronte gollista vota prima la legge sulla contraccezione, come sia nel caso statunitense che in quello italiano, poi segue tutta la riflessione sulla legge la loi Veil del 1975. Voglio solo notare una cosa rispetto al caso Roe versus Wade. Al centro delle due sentenze ci sono due cose molto diverse, questo è già stato notato, appunto la salute primaria nel caso italiano, nel caso statunitense è il cosiddetto right to privacy, non è la privacy che intendiamo noi, è la privacy, si intende una sfera, diciamo, dentro la quale, che è un diritto dell'individuo, una sfera di inviolabilità dentro la quale la legge non deve intervenire. Ma non solo sono diversi esito e presupposti, mi pare interessante notare come siano completamente diversi i casi da cui si origina. Norma Lea McCorvey, che poi verrà chiamata Jane Roe per riservatezza durante il processo, è il tipico caso di una vita difficile. Ora, il rapporto, diciamo, fra irregolarità e aborto è... Anche questa è una storia estremamente lunga. Carmosina Minella, al contrario, ha un profilo abbastanza conforme in realtà. Cioè è un profilo regolarissimo, tutto sommato, anche se bisogna aggiungere che l'ordinanza di remissione si prende il rischio di tematizzare uno dei grandi tabù relativi all'aborto, cioè quello che vi ricorrano ragazze compromesse, e non le cosiddette madri di famiglia, che invece. Salto il processo Piero Bonno, ma insomma, perché qualcosa ho già detto, e voglio soltanto dire, aggiungere due cose. La prima è sulla questione dell'autodeterminazione, posso eventualmente tornarci, perché la sentenza della Corte è una sentenza di indirizzo. La questione dell'auto, incardinarla al tema della salute è fortemente di indirizzo, e la questione dell'autodeterminazione ne resta in realtà esclusa. Rimando a quanto anche io ho già scritto a proposito della 194, alle dichiarazioni fatte dal relatore di maggioranza Giovanni Berlinguer insieme al repubblicano Antonio Del Pennino, rispetto assolutamente all'aver escluso il ricorso anche al termine autodeterminazione, alle considerazioni fatte all'indomani dei referendum, dei falliti referendum abrogativi. E suggerisco un ultimo punto di riflessione: all'indomani della sentenza il penalista Alberto Dall'Ora scrive di suo pugno un lungo articolo per il Corriere della Sera e dice che è nota ovviamente che la Corte ha dato valore preminente
rispetto alla speranza di vita che è costituita dall'esistenza intrauterina dell'embrione e del feto, diciamo la vita già esistente. Ma quello che è interessante notare, che ovviamente da allora costruisce tutto un ragionamento in contrapposizione fra la dottrina che lui a un certo punto definisce sede religiosa. E tra l'altro è interessante il fatto che fra le molte cose, fra le alcune cose che richiama il discorso di Papa Pio XII al congresso dell'Unione Cattolica Italiana delle Ostetriche nel 51, in cui il Papa in sostanza si pronuncia proprio su questo, cioè si pronuncia sulla scelta, no? Chi è? Allora ci siamo. Ho finito. Scrivendo questo, argomentando su questo, da allora definisce la Corte la più alta autorità laica giudicante. Secondo me è una definizione interessante perché sembra la Corte l'unica in grado di assumere nel discorso pubblico il ruolo concreto e simbolico di autorità speculare a quella religiosa. Grazie Alessandra Gissi, e a questo punto non l'ho fatto all'inizio per riservandomi di farlo nel presentare il nostro discussant, che è il professor Stefano Sepe, un esperto di pubblica amministrazione, docente alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, autore anche di una recente storia dell'amministrazione italiana uscita nel 2018, se non sbaglio. E gli lasciamo subito la parola per questa discussione interdisciplinare, potremmo dire. Attendiamo con grande ansia, ecco, un riscontro da parte di un esperto della pubblica amministrazione su questi paper. E grazie naturalmente per aver accettato, malgrado avremmo voluto essere tutti a Cagliari, ma siamo qui. Grazie innanzitutto, grazie Rizzo per questa, che spero non abbia sollecitato troppe aspettative. Ringrazio i relatori, cospicue riflessioni che hanno approfondito come dei carotaggi. Ma tornerò su questo. Devo dire che, e Maria la testa non me ne vorrà, è stato molto temerario da parte sua scegliere una persona come me per questo. Perché penso che comunque possa tornare utile, come diceva Rizzo, interdisciplinare. Perché io mi sono sempre battuto all'interno di quel tipo di disciplina, storia dell'amministrazione, per delle ricostruzioni che non fossero soltanto di natura strettamente storico-giuridica. Quindi le relazioni di oggi, naturalmente le esposte oggi, ma che avevo già letto nei giorni precedenti, mi danno proprio l'idea della fecondità del cantiere. E mi permetto di fare un passo indietro nel tempo con l'ISAP a Milano di Gianfranco Miglio e poi di Ettore Rotelli, che cominciò all'epoca proprio da casi specifici, e non devo insistere con voi come sia importante entrare negli archivi per declinare una storia che non sia soltanto una storia normativa. Anche qui faccio soltanto un esempio, la meritoria storia dell'amministrazione pubblica di Piero Calandra, Mulino, degli anni 70, se la memoria non mi inganna, era fondamentalmente una ricostruzione del dibattito parlamentare sull'amministrazione. Vedete bene che questo è molto limitante nella comprensione della realtà nella quale si muovono le istituzioni. Quindi io insisto sul fatto, non insisto, ribadisco cosa già detta e già presente nelle relazioni, che il cantiere non significa soltanto aprire le porte
come già si sta facendo anche da altre parti, c'è cioè un cantiere dell'Università di Pisa, si è fermato credo per qualche tempo, ma credo che andrà avanti sul ruolo dei prefetti nell'Italia degli anni 60, cioè nel 60, come proprio i prefetti del 68, ed altri cantieri che non conosco e che certamente saranno attivi. Ma a me preme, ci tengo molto a insistere sul fatto che qui si tratta, come nel Lego, il gioco per i ragazzi, di smontare e rimontare attraverso la lettura che si può fare con gli archivi e i cantieri che si possono aprire e allargare tenendo conto delle varie esperienze, come dire, delle storie che emergono dai singoli casi. E quindi io insisto su questo e lo farò, il tempo è quello che è. Non vi aspettate un intervento levigato, un reticolo sistematico di chissà quali osservazioni. Il tempo quindi sarò più che altro assertivo più che argomentativo e mi perdonerete per questo. L'attività della Corte come supplenza, diceva tra le altre cose Domenico Rizzo nel suo intervento introduttivo, e non c'è dubbio, e riportava la storia di quel giurista sommo che è stato Stefano Rodotà. Allora, l'eterogeneità degli angoli visuali porterà, secondo me, più che passa il tempo, più tempo passa e più succederà questo, che l'insieme delle costruzioni che vengono dalle singole sentenze o da andamenti su una singola questione, mi richiamo qui, basta richiamarmi a Costantino Mortati, che su una questione analoga argomenta nella relazione alla sua decisione in un certo modo e poi argomenta perché analogamente su una questione invece emerge un fatto diverso. E allora qual è l'elemento chiave secondo me su questo? È che non solo dalla prassi effettivamente verrà fuori quell'elemento che è alla base soprattutto del titolo di questo panel, e cioè che la Corte è soggetto che per il suo ruolo effettivo non può che confinarsi in un luogo, non voglio dire in una terra di mezzo, è un modo di dire forse sbagliato, riferendomi a quello di cui stiamo parlando, tra giurisdizione e politica. Comunque confronto con quelli che sono gli ambiti specifici della storia politico-sociale. Per esempio, all'interno della relazione di Michele Colucci ci sono, il tema è quello dell'imponibile, gli articoli, dove il caso Tondolo, per richiamare le cose che lui ha illustrato in maniera così chiara. A me preme sottolineare come queste cose, naturalmente, che a pronuncia della Corte, si riferiscono per accadimento, per la gran parte incidentale, ad un caso specifico. E questa cosa mette di fronte i giudici a valutare un insieme di parti, nell'insieme alcune parti della Carta Costituzionale. A me è venuto in mente, mentre lui parlava stamattina, che c'è sempre un problema anche di intenzionalità politica nelle leggi. Questo può essere più o meno caricato a seconda sia della ampiezza e della, come dire, fecondità possibile di una riforma amministrativa, ma anche semplicemente un richiamo. Negli anni 70, in una delle riforme che riguardarono il Ministero del Lavoro, gli uffici provinciali del lavoro assunsero la dizione di uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Cioè, vedete bene che quella era un'intenzionalità politica precisa, che cercava di, come dire, dentro la legge di fiancheggiare
di spronare, non so come dire, una riflessione del, per il legislatore, cioè per Parlamento e Governo, che dovevano legiferare, che avevano legiferato in quel tempo. Nella relazione di Michele Colucci c'è anche un'altra cosa ovviamente interessantissima, che è il limite dell'azione pubblica rispetto alla libertà di impresa. Io mi fermo su questo, ma mi piace sottolineare solo un fatto che naturalmente è ben noto a voi, la sentenza del 58, e quindi stiamo anche a valutare i primi passi della Corte. Sarebbe interessante, per esempio, nei cantieri cominciare a fare, e probabilmente è già stato fatto, quindi sto dicendo un'ovvietà, ma non ne sono a conoscenza, una segmentazione per ambiti, come dire, di argomenti, o anche per fasce di temporali, cronologiche. Questo, quando i cantieri avanzeranno, si sarà arricchita di molto questa opera, credo che effettivamente porterà a dare un'idea di come la prassi, naturalmente che non si può scollegare dal diritto positivo e soprattutto dalla Carta Costituzionale, costituisca una chiave di lettura importante per cogliere qual è il ruolo che ha avuto e ha la Corte. Della relazione di Bruno Bonovo, lì naturalmente viene fuori un tema amplissimo, io richiamo solo una cosa che riguarda non a caso la storia dell'amministrazione, e cioè tutto il problema dei limiti del diritto di proprietà, dei limiti che ha l'azione pubblica nella espropriazione, e stiamo parlando della legge del 1865. Quindi, voglio dire, vanno lette queste cose in una maniera specifica. Faccio un ragionamento molto laterale, provo a fare un ragionamento molto laterale su questo. Una delle questioni in campo era quello del governo del territorio in quella sentenza. E se ci pensate, noi abbiamo avuto un Ministero dell'Ambiente, ce l'abbiamo solo dal 1986. Prima c'era una sorta di ectoplasma che era dentro il 1975, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. In realtà quell'amministrazione, finché non si è fatto il Ministero dell'Ambiente, non si è praticamente occupata di governo del territorio. Nella relazione di Domenico Rizzo, anche qui lui l'ha delineata in una maniera precisissima, cioè si risale addirittura al modello napoleonico, l'assetto giuridico è quello del Regno di Sardegna, e poi piano piano si va a incrociare con il codice civile, con, anche qui l'ho già detto, lo richiamo soltanto, la ricostruzione che Rizzo ha fatto delle due sentenze di cui è stato relatore Costantino Mortati, se ho capito qualcosa dalla sua relazione, naturalmente vanno lette attraverso una, come dire, che era l'auspicio credo di quelle sentenze, di andare a ragionare sul costrutto complessivo dell'articolo 145 del Codice Civile. Solo così, come dire, si può produrre una azione anche del garante attraverso la giurisdizione della Costituzione, che è la Corte Costituzionale. Nella relazione di Alessandra Gissi, che ringrazio anche perché la parte introduttiva della sua interessante relazione ha richiamato con molta precisione e esattezza il modello, chiamiamolo così, italiano di guardiano della Costituzione. Ricordo, perché per brevità credo che lei non l'abbia ricordata nella sua relazione, ma l'ho letta io da lì, l'affermazione di Cartabia, che quella sentenza era una tutela della salute della donna, è una cosa che appunto poi si è fatta strada nel percorso della trasformazione del senso comune, come si diceva, credo, dicesse Rizzo a proposito del lavoro
della sentenza della quale si è molto occupato lui. Ecco, io insisto sul fatto che effettivamente l'espressione corte come fabbrica delle interpretazioni è straordinariamente efficace. Che cosa ci pone questo come interrogativi? Ci pone l'idea che nella tutela dei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale, non raramente, ma questo è ovvio, chi deve decidere in merito si trova a dover operare di fronte al problema della tutela di diritti che potenzialmente possono essere divergenti, e quindi viene fuori la discrezionalità, altro termine, perdonatemi se dico questa cosa superflua, che è proprio del diritto amministrativo, cioè del ruolo che hanno le amministrazioni pubbliche. Io mi sono interrogato un po' di volte, senza produrre nulla al riguardo, devo dire, sul fatto che come si misura la discrezionalità dell'amministrazione in un modo, e come per quello che riguarda istituzioni alte, il colle e i palazzi, per dirla in qualche misura, come dire, immaginifica, quali siano le implicazioni, cioè è un fatto giuridico naturalmente, dare una certa interpretazione e sancirla attraverso una sentenza. Quindi innegabilmente è un fatto giuridico, si tratta di capirne le implicazioni sociali, politico-sociali, e soprattutto sul fatto che produrre diritto positivo. E qui la supplenza, non torno su questo perché è già stato detto, devo concludere soltanto con questa idea e vedere quali sono le prerogative e in quali modi la giurisdizione della Corte, che nella forma ovviamente assoluta valutazione, come dire, asettica del ruolo di quella norma o di quell'altra norma della legge in confronto alla Costituzione, ma nello stesso tempo come questo operare non possa essere altro che l'operare di un soggetto, chiudo con questa osservazione lasciandola alla vostra valutazione, che ha come compito principale quello del bilanciamento, oltre che della, come dire, sostanziale validità delle sue pronunce. Vi ringrazio molto e ora aspetto, come farete voi, qualche contributo che potrà venire o dai relatori, ovvero da altre persone che ci stanno ascoltando. Grazie. Grazie mille, professor Sepe. Mi sembra che la scelta sia stata tutt'altro che temeraria da parte della presidenza della Cisco nel proporti come discussant. Non so se i panelisti hanno qualcosa da dire, o perché abbiamo 4 minuti d'orologio in base al contratto che ho firmato col sangue con Marco Maria a Terrano. Vogliamo sentire se c'è qualche domanda? Ok. Potete alzare le mani e vi daremo la parola immediatamente. Non ci sono mani alzate, no? Giusto? No, non ne vedo. Sì, Giovanni Focardi. Giovanni Focardi. Gli ho chiesto di attivare l'audio, dovrebbe essere. Buongiorno. Ciao Stefano, una riflessione per relatrice, per Alessandra, ti saluto, e i relatori. Secondo voi riuscite a distinguere le culture professionali che stanno alla base di queste sentenze? Cioè, è stato fatto alcune volte il nome di qualche magistrato, diciamo così, ordinario della Consulta, e i nomi degli avvocati, cioè vedere se si riesce a capire questi input dal basso, no? Perché si ricorda alcuni studi precedenti sulla storia della Corte Costituzionale in cui
si identificano bene le culture professionali dei membri della Corte, di provenienza politica, di nomina politica, gli avvocati, professori universitari, i magistrati di Cassazione, mentre c'è sempre più difficoltà, anche perché purtroppo gli archivi di alcuni di questi grandi avvocati sono andati al macero, di ritrovare nel procedimento, quindi l'input degli avvocati che poi diventa acquisizione da parte della stessa Corte. Questa cosa qui. Sì, e una domanda, grazie. E una grazie Giovanni. Scusa. Se rispetto ai vostri temi che avete individuato, più che il ruolo, diciamo così, di input o di freno, cioè penso che normalmente riguardiamo sempre la prima sentenza della Corte Costituzionale che comincia a picconare, avrebbe detto qualcuno, la legislazione del ventennio fascista. In realtà, soprattutto nei primi due casi, voi o anche nel quarto, avete fatto riferimento a sentenze che vanno contro la Costituzione, mi pare, per certi aspetti. Contro per dire che non riguardano tanto la legislazione del ventennio precedente o del periodo liberale, ma le norme che sono scritte in Costituzione, in parte, no? Cioè cercando di precisarle, cercando di limitarle, perché talvolta sembra quasi che la Corte intervenga chiaramente perché il Parlamento ancora non è arrivato, ma quasi a delimitare il campo per futuri interventi politici, come un freno. Vorrei quasi essere provocatore. Sì, no, è chiarissimo, non è disegno. Allora, purtroppo il nostro tempo è finito. Se avete una battuta fulminante, Alessandra, Michele, Bruno, altrimenti dobbiamo lasciare. Sulla composizione generale della Corte non mi pronuncio perché sono insomma diversissimi i profili, diciamo, dei magistrati in quel momento nel 1958. Una battuta sui due avvocati di Francesco Tondolo, i due avvocati che vengono scelti per portare il caso in Corte Costituzionale, soprattutto su uno dei due, visto che ho solo una battuta, Antonio Puzzolu, sottosegretario al Ministero di Giustizia tra il 40 e il 43, un ruolo di primo piano nel fascismo sardo, che costruisce un futuro politico e un percorso politico dietro le quinte, dopo il 45, nell'ambito dei consorzi agrari e del mondo dell'agricoltura. Ha un ruolo importante e credo che sia una figura interessante da questo benissimo punto di vista. Forse Bruno voleva una battuta finale e poi chiudiamo. Sì, solo un attimo, grazie mille per le osservazioni. Nel caso, diciamo, delle figure che ho menzionato io, sono entrambe di nomina presidenziale, quindi più difficile da inquadrare, però il profilo pubblico, anche scientifico forte che hanno, ci consente di e indagarne insomma il ruolo, il profilo. Ovviamente riguardo al ruolo della supplenza, diciamo di supplenza della Corte, che ha posto sia al discussant e poi che è anche tornato nell'intervento seguente, a me pare evidente che supplenza e stimolo, credo che appunto i casi studio che abbiamo messo a fuoco ci segnalano il ruolo proprio di pungolo, di stimolo a livello legislativo e politico della Corte, ed è su questo credo che continueremo a ragionare. Allora, senz'altro, e così come c'è un'indicazione metodologica di fondo nella domanda di Giovanni, che credo condividiamo, è proprio la direzione nella quale scavare, e la cultura professionale, il posizionamento degli avvocati, dei giudici nelle ordinanze di remissione, oltre che dei giudici. E su questo, per non perdere la faccia con Marco Maria, e per rispetto verso il panel successivo, grazie. Ringrazio davvero tutte e tutti quelli che hanno assistito, partecipato, i colleghi del panel e di nuovo il professor Sepe per le sue suggestioni, sulle quali spero ci sia modo di tornare anche in presenza presto.